Buonasera, 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 Manfredi presente, Bagnano, presente, presente, Andreozzi, presente, Occidenti, presente, Borrelli, Cagliazzo, c'è Cagliazzo, presente, Cioffi, presente, Cilindro Giuseppe, presente, Cilindro Vincenzo, presente, Corella, il prete, esposta l'aria, Rocco Salvatore, Claudioso, lo visto c'è, c'è, sbaglia, assente, Claudioso assente, Rinaldi, assente, Guangi, presente, Lo Sapio, presente, Marrazzo, assente, Nocerino, presente, Felicia, presente, Piezzella, presente, Sabino, presente, Sornese, assente, Sorrentino, presente, Vito, presente, presente, sono presenti 25. Allora, grazie per la seduta del possibile, c'è un numero legale. Chi vuole essere scrutatore? Adesso facciamo una scelta. Ha esposto l'area che si sacrifica. Tito Andreozzi. Allora abbiamo tre volontari, poco stretti, ma tre volontari poco stretti. Allora, come comunicazione, abbiamo solo una comunicazione di un prelevamento che è stato fatto dal fondo spese potenziali per coprire delle mobilità che erano già state programmate l'anno precedente, quindi con la copertura dal fondo spese potenziali. Questo era un delibero precedente sul programma di fabbisogno del personale. Poi abbiamo le linee programmatiche di mandato 2021-2026, approvazione. Noi abbiamo apportato solamente due modifiche sostanziali, cioè due integrazioni che sono state messe, sono state aggiunte. Una prima è un, perché di questo poi anche detto poi del lavoro che dovremo fare dopo sulle nostre modalità di lavoro. Su una è una maggiore integrazione delle nostre attività con gli programmati con quello che è PNRR. Cioè, nel senso, molti comuni e anche la città metropolitana hanno risorse che arrivano dal PNRR, attività che sono collegate al PNRR, risposte a banche che sono collegate al PNRR, quindi è occorre che nelle linee programmati ho aggiunto che noi cercheremo di introdurre delle attività che siano ulteriormente complementate al PNRR per dare una mano ai comuni, laddove i comuni hanno delle necessità di completamento, di integrazione di opere che già sono previste al PNRR. Questo per garantire una maggiore scalabilità degli interventi, perché io credo che nei prossimi anni si potranno queste una serie di situazioni che richiederanno un intervento per la città metropolitana per stare vicino ai comuni un po' più integrativa rispetto a quelle che sono le basi della progettazione del PNRR o di complementarietà rispetto alle attività del PNRR. E un altro punto che abbiamo aggiunto riguarda poi i temi della sicurezza ambientale, cioè un'attenzione ancora maggiore su tutti quelli che sono la sicurezza ambientale 360 gradi dell'area metropolitana, perché questo è un argomento che su cui c'è grande sensibilità da parte delle comunità, quindi è opportuno che anche nelle nostre azioni che metteremo in campo questa attenzione ci sia. Il tema della sicurezza ambientale è un tema della nostra area metropolitana, si è fatto molto negli ultimi anni, però noi dobbiamo ancora continuare a lavorare in questa direzione. Tutte quelle che sono poi sono state le indicazioni che sono venute dalle dirigenti, sono state introdotte nel gruppo in maniera da essere perfettamente complementari, quindi insomma, se non ci sono altre osservazioni, o collaborazione delle programmate. Siamo alla lavorazione, contrari, prego, prego. No, diciamo che è una presa d'atto, sì, è una presa d'atto. P-
quindi non so se fa la votazione sulla regola, penso che si debba votare. Prendo atto, se prendo atto è un voto. Io voto sulla presa d'atto, perché il segretario ci dice che votiamo sulla presa d'atto. Posso allora? Sì, prego, prego. Posso intervenire? Prego. Pensavamo che non si votava questa verifica da sindaco, quindi sono costretto a intervenire. Allora, signor sindaco e consiglieri, all'ordine del giorno per questo consiglio metropolitano vi sono le linee programmatiche di mandato. Presa d'atto e condivisione. È evidente la doppia espressione utilizzata richiede quindi due diverse valutazioni. Il primo punto, nulla questo, è la presa d'atto che rappresenta la svenuta contestazione dell'adempimento previsto dall'articolo 20 dello statuto vigente, che prevede come faccio entro 90 giorni dall'insediamento. Il sindaco presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche e di mandato, e fin qui ci siamo, il consiglio deve prendere atto, il sindaco ha aderito all'articolo 20. Diverso il secondo punto dall'ordine del giorno, che prescrive come con la condivisione, perché il consiglio possa votare la condivisione è indispensabile nei gruppi consigliari e i singoli consiglieri siano messi nelle condizioni di conoscere bene e non di mandato, specificare le linee programmatiche e di mandato, nonché la documentazione che accompagna il documento. È vero che il Consiglio Comunale del 3-5-25 e il sindaco metropolitano ha presentato le linee programmatiche di mandato, ma è del tutto evidente che siamo dinanzi a giudizi che appaiono di carattere generico e recepiscono passivamente progetti e interventi previsti solo parzialmente, avviati dall'amministrazione dei magistrati. Così come chiaramente è emerso nelle riunioni del segretario generale, avuto con i dirigenti e i vari settori delle riunioni preparatorie per la formazione del piano. Nel miglior rapporto possiamo dare noi consiglieri, fornendo ora con questo consiglio utili integrazioni del sindaco, può accettare come previsto dall'articolo 20, perché non siamo stati messi nelle condizioni di conoscere lo stato delle pratiche esistenti presso né il vice sindaco nella sua interlocuzione con i consiglieri metropolitani ha fornito gli argomenti sulle priorità e le urgenze di interventi previsti, tenuto conto delle eventuali interferenze con opere previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è solo limitato ad aprire una discussione derivante ad ottenere un voto favorevole a tutti i gruppi consigliari nella proposta e nella deliberazione dell'ordine del giorno. Stante l'importanza della delibera e della discussione, volentieri mi sarei adoperato anche attraverso iniziative personali e di conto con gli uffici per raccogliere da una parte consistente della documentazione necessaria per la formulazione di una serie di valutazioni che è possibile condividere nella votazione della legge. Ma ciò mi è stato impossibile, non essendoci stato, al di là del notevole impegno burocratico dei giudici, un confronto politico nel merito del documento dei gruppi politici ne richiede la stessa natura giuridica dell'ente del confrontato. Tutto ciò considerato, per motivi supposti del mio mandato, sono costretto ad annunciare il mio voto contrario, condivisione della delibera, a meno che la stessa non prenda le dovute considerazioni la possibilità di impiegare l'approvazione di un importante documento di pianificazione, di indirizzo strategico della prossima seduta. Io questa mia dichiarazione la metto agli atti, sindaco, quindi perché le condizioni non ci sono, perché noi eravamo pronti a non votare questa cosa. Io la presa d'atto, non di condivisione. La siamo andati a votare il consiglio, però sì. La presa d'atto. Ma non siamo stati coinvolti nei consiglieri metropolitani su questa cosa. Perché nella delibera parla che anche i consiglieri metropolitani devono essere condividere le linee programmatiche del sito. E tutto questo non è avvenuto. Di pure dirlo questo. Ci sono altri interventi?
consigliere Pellicci. No. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie sindaco. Buonasera consigliere. Chiara su questo argomento, che il segretario generale
condivideva insieme ai capigruppo presenti, per esempio il vice sindaco, per cui noi oggi abbiamo chiesto la cortesia agli altri colleghi di minoranza che non erano presenti in quella riunione di non esprimersi, di non fare nessun tipo di intervento, perché non ci doveva essere un voto. Ci siamo dati delle parole, ci siamo presi degli impegni, però se poi segretario, perché convochiamo il 31? Perché c'è la diffida, dice sì, ma non c'è una diffida, no, non ci sia, la diffida non c'è. Segretario, si può prendere atto, si può capire se c'è la diffida o meno. Segretario dice non c'è, ma potrebbe arrivare. Voglio dire, nella vita può arrivare tutto. Noi siamo arrivati in tempo, io consigliere lo sa che siamo stati in prefettura proposta, abbiamo egregiamente preso le modalità all'alto caso, difeso l'operato di città metropolitana, nonostante ci fosse il dirigente del patrimonio un po' sotto, diciamo, un po' sotto i riflettori per una questione di 54 beni confiscati alla Camorra che ancora città metropolitana non aveva incamerato nel suo patrimonio disponibile. Abbiamo spiegato un po', raccontato quella stessa storia che raccontavo insieme al Consiglio metropolitano precedente sul Consorzio Sole e sulla scellerata decisione del sindaco precedente di Garzina della mattina, ricordato che era posto addirittura decise di sciogliere l'intenzione del Consorzio Sole, per cui questa ho specificato che era la grande difficoltà per cui ancora città metropolitana, difendendola dal mio ruolo di consigliere, l'ho pure spiegato bene, io sono un altro ruolo di ragazzi, non completamente, l'ho spiegato anche al prefetto, però ho difeso il lavoro della dirigente del patrimonio, non la mia pensata, ma me ne potrà dare chiara terra, potrà dare una maggiore spiegazione. Ora voglio dire una cosa, se noi, e perciò dicevo, mi metta libera anche se è una cosa abbastanza seria, se noi quello che diciamo nella conferenza dei capi gruppo, vice sindaco e consiglieri metropolitani non vale, scusate, noi in commissione che facciamo a fare, cioè se io, cioè, se le decisioni che prende la conferenza dei capi gruppo sono fuffa, grazie, sono fuffa. Io allora non voterò nemmeno più sulle commissioni. Cioè, che stiamo a fare? Vorrei essere spiegato realmente con sincerità se stiamo ragionando di lavorare in una maniera condivisibile, al meglio possibile, con le difficoltà che ci abbiamo, con i ruoli distinti che ha scelto il sindaco metropolitano, va bene, però se prendiamo decisioni che non valgono, io devo sapere, perché io non ce l'ho. Ora prendo atto, farò il mio ruolo, voglio dire, nel senso pratico di quello che sto fare. Io mi rappresento, credo di esprimermi anche a nome del collega di Forza Italia, sicuramente oggi rappresento un sindaco del fare, una persona che vuole mettere le cose, non vuole fermarsi alle diciamo, procedure o ai ragionamenti, ai lasci, cioè io voglio concretamente mettere in campo iniziative che possano riqualificare la città metropolitana di Napoli, ma soprattutto far emergere in maniera grave la difficoltà che questa legge nazionale ha messo in condizione la città metropolitana di essere, ecco, un po' la barzelletta italiana, no? In cui prima dobbiamo cancellare, poi li facciamo votare, adesso abbiamo pure di partito un bilancio abbastanza, diciamo, corposo, però qualcuno mi deve spiegare se le decisioni che prendiamo valgono o non valgono, qualcuno mi deve spiegare, e l'ho detto in maniera chiara anche nel primo intervento, se i dirigenti, i segretari e chiunque altro in città metropolitana conta più della politica. Questo me lo devono spiegare qualcuno.
perché se i dirigenti, i segretari, chiunque altro conta più della politica, io non sono assolutamente di queste idee. Grazie. Salve a tutti, sindaco, consiglieri, colleghi. Ecco, oggi questo punto che esprimo anche io qualche perplessità, ma solo per ricostruire un attimo i fatti, perché si sta facendo questi interventi, caro signore. Noi convocammo una conferenza di capigruppo perché all'indomani dell'ultimo consiglio metropolitano, su sua esplicita richiesta di funzionamento di questa assise, quindi in particolar modo per quanto riguarda la costruzione delle commissioni consigliari, insieme ai capigruppi, convocammo questa conferenza per fare un lavoro insieme a tutti i membri per strutturare finalmente queste commissioni consigliari che da quando è nata la città metropolitana non sono mai state fatte. E a questo ricordo benissimo che c'è stata un'ampia collaborazione, perché quando si tratta di lavoro tutti i consiglieri metropolitani cerco di dare loro contributo. Siamo arrivati in tempi celesti alla definizione delle stesse, tant'è che è stato inserito anche all'ordine del giorno di questo consiglio la costruzione di queste commissioni. E in quella seduta, perché era stata convocata per questo, non per l'assolutamento della convocazione del consiglio, ci fu anche la richiesta, questo lo dico in modo tale da essere chiaro e anche per chi non era presente, che il nuovo capogruppo di Marco di Metropolitana, che si insieme al capogruppo della Lega, chiesero che se eventualmente, che se era stato già approvato lo schema di rendiconto, se era possibile celebrare questo consiglio dopo la data del 12, perché i formati di capogruppo hanno aperto il candidato a nuova grande consiglia al sindaco. Per quanto riguarda il sindaco di Barano, hanno chiesto se era possibile. In quella seduta non c'erano i figli, non c'erano nulla, e quindi abbiamo detto sì, ci sta anche il segretario, e dice che caso c'era la possibilità che parlando di questo caso Massimo. E questo fu l'argomento. Successivamente la prefettura in via di Tiglia, di Locale, in questo periodo che rappresenta anche il di Tiglia, la prefettura ha iniziato a inviare i figli. Perché ricordo che tutti quanti intervengono la trattatura per l'approvazione del rendiconto. Sapete tutti che è un rendiconto importante quello della città di Roma, che è la libera di amministrazione, sapete che si devono liberare risorse importanti a prescindere dal valore del bilancio, e quindi che cosa chiedere sia più che rispetto all'agenda del sindaco, che non è il sindaco di Cardino di quanti soldi, ma stiamo parlando del sindaco della terza cittadina, ha un'agenda articolata secondo i suoi impegni, e quindi la risposta del sindaco metropolitano è stata data per il giorno 31 di questo mese, che scadrà nei 20 giorni per l'approvazione del mese. Caro Massimo, quindi era stata fatta una richiesta da alcuni colleghi, e nella capigruppo è stata spiegata anche la motivazione, anche perché ci fu detto che la fila che stava arrivando, quindi siamo sicuri. Però andiamo invece al tema effettivo di questo che oggi, perché caro sindaco, la legge per quanto riguarda l'istituzione delle città metropolitane indica un sindaco che è il sindaco del comune della città metropolitana, e tutti i consiglieri, e lo dico perché sono tutti quanti armati, tutti animati dallo spirito di collaborazione, perché io per il dato consigliere, perché ne abbiamo anche parlato con il
status. Perché sindaco, personalmente noi siamo una questione di votazione, noi siamo quella forza politica che ha sostenuto non solo la comunità, ma la comunità cittadina, noi non abbiamo nessun tipo di problema, ma quello schema di una città metropolitana consente a tutti quanti che c'è un sindaco metropolitano. E nella sorte della collaborazione che si invita era se noi facciamo una presa d'atto, non dobbiamo dire sì o no, ma la facciamo una presa d'atto rispetto solamente alla comunicazione del sindaco. E io posso condividere o non condividere, posso piacere o non posso piacere, che questo è effettivamente lo spirito dei consiglieri che sono intervenuti precedentemente, è quello di dire caso, ma precisamente io valuterò chi ha applicato, valuterò. Ma scusa, una presa d'atto rispetto alla legge che cosa prevede quello che sia. Quindi io non so, perché se non mi posso permettere assolutamente di dire è o non è, però io mi ricordo anche una presa d'atto che è una comunicazione fatta dal sindaco, ma se noi ne prendiamo atto, non dobbiamo né votare, non dobbiamo fare nessun altro. O se dobbiamo votare questo assistito, cioè contro tutta la maggioranza, quello di votare fuori di questa cosa, però se era ipotizzata e non significa che posso andare a modificare i limiti deliberati di questa cosa, se noi non ci esprimiamo, perché politicamente noi diciamo che sia cresciuta la decima, non la nona, no, ma è quello di dare quella possibilità anche a quelle forze che attualmente non sono derivate, a quelle forze politiche che vogliono dare un contributo, a prescindere dallo schieramento politico dove sono stati eletti, ma pensi di chi è caro sul loro Manfredi, noi ascoltiamo, prendiamo atto dei vostri linee programmatiche. Portare qualcosa di interesse per tutti i territori dell'area metropolitana, per questo che al massimo il senso di quello che abbiamo detto tante volte, quindi della conferenza di capigruppo non la chiamiamo in questo modo, che quando abbiamo intervenuto in loro corso di generale, il caro segretario chiamiamo che presa d'atto in modo da siamo felici, ascolta e su tutte quelle indicazioni, quelle azioni del sindaco metropolitano insieme a tutti quanti, continuare ad essere, sarà patrimonio dell'intero sindaco metropolitano. Grazie. Prego, il nuovo intervento. No, io voglio dire che adesso c'è un ragionamento che significa presa d'atto, no? Cioè nel senso che questo è il tema. Cioè io abbiamo detto questo è la condivisione, quindi l'approvazione delle linee programmate, ma è la presa d'atto. Qui dobbiamo, noi vogliamo che tutti hanno preso atto di questa cosa, non che le hanno condivise. Cioè, adesso noi, cioè se un punto all'ordine del giorno, cioè, ho preso atto, cioè, adesso se questo il, io così ho capito insomma dallo spirito della cosa, come comprendo quello che dice il consigliere prima, non è la condivisione, quindi l'approvazione delle linee programmate, è la presa d'atto, cioè della comunicazione, cioè formalmente è la presa d'atto della comunicazione, non la comunicazione, cioè perciò non abbiamo dato di condivisione, abbiamo dato di presa d'atto. Proprio io mi trovo con quello che tu hai detto, cioè, quindi io così lo interpretavo, poi se insomma è così, insomma credo che sia è lo spirito di questa delibera, poi chiaramente la possiamo definire anche meglio, ma così, cioè, si prende atto, proprio quello che tu hai detto, cioè, io prendo atto. Il consigliere di voi. Che sono qua? Di come interpretare la delibera, la competenza è del Consiglio metropolitano. La competenza è del Consiglio metropolitano, la competenza è della conferenza del capogruppo che interpreta come decide nei confronti dell'interpretazione di qualsiasi delibera. Ora siamo noi, il Consiglio metropolitano, che interpretiamo presa d'atto che cosa vogliamo interpretare. Non ce lo interpreta nessun altro se non noi. Un tema di interpretazione di cosa significa presa d'atto. Poi non dico niente altro, sennò no, faccio un discorso sulle cose. Un attimo, Tito, e poi dopo. Grazie sindaco, anche io benvenuto ai consiglieri tutti. Oh sindaco, il tema
dove ha risposto il segretario. Se qualsiasi tipo di provvedimento che diventa una presa d'atto deve essere votato o non votato, prendere atto e sull'azione che appunto è stato fatto, io ti comunico che ieri mattina nel mio piccolo comune ho messo a posto la tua. Ti do atto di questo evento qua. Non deve questo distinguere giuridicamente, amministrativamente, se questa delibera come presa deve essere votata dai consiglieri o è una mera comunicazione. E questo giuridicamente, amministrativamente, non può che confrontare un segretario comune. Il tema ha, come a gli espropri comuni, chi fa il sindaco, chi fa il consigliere, chi fa le proprie attività, sempre per dare un contributo fattivo a quello che noi oggi, perché noi della maggioranza ci siamo presentati con te, guardando le linee programmatiche su un programma elettorale, no, diciamo, abbiamo scelto di candidarci insieme a lei, quindi per noi è già molto che abbiamo accettato, diciamo, nel momento in cui ci siamo candidati, di scegliere quel sindaco, quella coalizione, perché sposavamo le linee qui e l'abbiamo confrontata dentro il consiglio. Ma io chiedo al segretario, sempre per perfezionare e migliorare l'atto, perché come dico sempre, la politica dà gli indirizzi, i funzionari preparo gli atti. La domanda che io pongo, che io riesco a fare fino a fare il consigliere metropolitano, con grande difficoltà, e la faccio al segretario. La domanda è semplice: la presa deve essere votata dal consiglio o non deve essere votata? E io mi fido di quello che dice un segretario con un segretario provinciale. L'altra domanda è un'altra. Come correttamente, quindi siamo qua come maggioranza a sostenere quello che oggi ha presentato il nostro sindaco, all'interno di questa lettera il sindaco, proprio per migliorare l'atto, rispetto alle linee di cui abbiamo approvato, sono intervenute delle modifiche in cui il sindaco ha inserito delle linee programmate. Queste modifiche, che dal mio punto di vista non sono modifiche sostanziali, secondo me, caro segretario, come oggi dobbiamo prendere atto, perché tutto è migliorabile, tutto è perfettibile e tutto può essere portato alla perfezione del Consiglio metropolitano. Secondo me il tema di tutti i giorni che noi abbiamo presentato è un po' fuorviante, perché nel momento in cui sono intervenute delle modifiche, se ne dice non sono modifiche sostanziali, non vanno a modificare l'asset delle linee programmatiche che abbiamo provato, io ribadisco che è una presa, ringraziamo il sindaco della comunicazione che ha fatto e andiamo a. Ma come mai lei ritiene, in qualità di segretario della città metropolitana, che delle modifiche che sono intervenute, noi non dobbiamo dire presa d'atto, dobbiamo fare, dal mio punto di vista, quella di correggere se sbaglio, è una modifica delle linee guida e passiamo alla votazione di questa maggioranza del tema. E la presa d'atto, dal mio punto di vista, è una portare a conoscenza dei consiglieri che noi abbiamo fatto questo. E io mi ricordo a lei, segretario, perché lei è il garante degli atti che portiamo in Consiglio metropolitano. Chi meglio di voi? Io, dal mio punto di vista, per la mia poca esperienza di consigliere metropolitano, io penso che essendo intervenuto una modifica alle linee guida, doveva venire una modifica delle linee guida e avesse avuto il nostro voto.
lei ha portato il consiglio per far salire. Guardate, l'altra volta abbiamo fatto delle linee, ho riviste, abbiamo aggiunto per migliorare, perché tutti hanno migliorato. Si viene il consiglio e si va. Ma la presa dal mio punto di vista, il mio comune, da quando faccio l'amministratore sono circa 27 anni e da 8 anni ho il piacere di fare il sindaco. Noi su questo tema, caro sindaco, non so lei che cosa ha combinato, però ho bisogno di segnalare che in Regione Campania c'è un nuovo virus che si chiama la sindacite. Lei da quando è arrivato al comune a Napoli è stato detto da qualche consigliere, non c'è un nuovo virus, con una variante, la Messana. Purtroppo chi l'ha detto ci dispiace perché ha sempre provato di prendere il virus, però non c'è mai riuscito. Grazie. Grazie, cercherò di essere molto più breve. Non credo che il segretario in questa discussione non credo che il sindaco abbia nessuna colpa rispetto a questa discussione che è abbastanza, voglio dire, di tipo formale, di sostanza c'è ben poco. Però leggo un po' dietro questa questione, perché vedete, i burocrati, il segretario generale compreso, devono avere la stessa velocità del Consiglio Regionale, ma prima del Consiglio Regionale il tempo, forse della sua mobilità, come diceva il sindaco Elliccia, c'è molta mobilità, no, tra i consiglieri metropolitani, forse questo Consiglio Metropolitano devono sapere tutti i dirigenti, che proprio abbiamo voglia di avere la stessa velocità e di conoscere i motivi e di ricordare che voi siete più veloci di noi. Un atto arriva in Consiglio di autorità dove è stato già elaborato dalle esigenze degli altri. Posso pensare che le mie programmatiche sono obbligatorie, e come diceva il collega, quale parte di queste linee programmatiche non mi consente di mettere in campo un'azione amministrativa, una delibera di indirizzo? È evidente che avete esigenze di modificare le linee programmatiche, ci venga detto, perché c'è il bilancio di previsione e c'è il documento di programmazione, quindi queste modifiche delle linee programmatiche potrebbero essere inserite tranquillamente nel DUP. Ma siccome oggi sappiamo che il bilancio di previsione probabilmente può essere approvato il 30 giugno, probabilmente voi avete una velocità, avete un'esigenza di modificare immediatamente qualcosa delle linee programmatiche, perché dobbiamo praticamente correre a raggiungere gli obiettivi per la città, per l'interesse generale. Allora è chiaro che la questione, e il mio intervento ha solo questo significato, non ci vuole dire da dire alziamo la mano, presa d'atto un'azione, presa d'atto sì, presa d'atto no, però è una questione di capire che questo Consiglio Metropolitano sta facendo le conferenze di capigruppo, collabora nelle conferenze di capigruppo, sta istituendo oggi le commissioni consigliari, vuole essere probabilmente un consiglio metropolitano diverso, non migliore per la voglia di Dio, ma ce la mette tutta per dire la sua, e dice ai dirigenti, compresi il sindaco, dovrebbe condividere questo mio ragionamento, compresi il sindaco dovrebbe condividere il mio ragionamento, facciamo domani il tutto. Visto che io sono uno di quei capigruppo, nella conferenza dei capigruppo che ha detto sono le elezioni del mio comune, non c'è difida, ho chiesto al vice sindaco di mandarmi la difida, quando sul WhatsApp ho chiesto mandare la difida, perché sapevo che non c'era la difida, perché non arriva la difida il 31 maggio, probabilmente arriva il 10 giugno, soprattutto se è convocato il Consiglio Metropolitano, quindi mi riferisco alla difida, no? E evidentemente c'è l'esigenza di approvare oggi il consultivo, perché si liberano delle risorse. Allora si dica nella conferenza che avviene, abbiamo delle esigenze. Per dirla tutta, se il sindaco mi fa la modifica delle programmatiche, allora se avrà l'esigenza di fare il DUP, portate in Consiglio Metropolitano il 12 giugno, io vado a votare e vengo ad approvare
efficaci, se l'opposizione, la maggioranza deve raggiungere gli obiettivi, però diciamoci le cose come stanno. Quindi, presa d'atto, va bene, una presa d'atto, una linea programmatica diversa, dobbiamo raggiungere gli obiettivi, però questo Consiglio della oggi, con l'istituzione delle commissioni, ricorre, vuole mantenere il passo della sovrastruttura che lavora, che magari ha una mente più veloce rispetto alle nostre, ai tempi della politica, ai tempi della riunione del Consiglio europeo, e abbiamo messo in campo due strumenti, la conferenza di Capigruppo e le commissioni consigliere. Quindi questo ci dà esempio per il futuro, per dire potete tranquillamente fare affidamento sul nostro impegno politico e anche amministrativo, perché questo rimane sempre un ente locale territoriale. E quindi siamo tutti esperti, tutti, perché le cose che facciamo nei comuni dal punto di vista formale, giuridico, somigliano molto a quelle che facciamo qua. Quindi chiedo il segretario, solo per chiedo il sindaco, posso? Sì, sì, prego. Allora, quindi anche per dare poi effettivamente un senso proprio di chiarezza, tutti quanti noi presenti in parte la parte politica, quindi noi sì, bisogna votare tranquillamente il nostro primo sostegno. Quindi se gara riuscirà, se dobbiamo votare, la scrittura ci sarà, così come ha inteso il sindaco Manfredi, che ha fatto perché in modo questo per la comunicazione delle problematiche che faccio il consiglio, perché come consiglio ne mettiamo atto. Quindi su quella posizione che in effetti il sindaco ha chiesto a tutti quanti noi, pretendendo noi lo votiamo anche politicamente, lo sosteniamo tutti quanti insieme rispetto a questa cosa, di conseguenza chiediamo anche a tutte le forze di minoranza che questa stagione che stiamo inaugurando, che abbiamo lavorato, che stiamo lavorando rispetto alle commissioni e tutto il resto, quindi il motivo che il sindaco Manfredi vuole quella collaborazione sociale è semplicemente una presa d'atto, viene il sindaco Manfredi ha votato questo consiglio, non votare, ecco, faccio una presa anche al consigliere Alario di riformulare eventualmente se possibile, perché guardate, è l'inizio di un nuovo percorso politico che questa città metropolitana deve avere su tutti i territori. È una non votare contro una presa d'atto potrebbe essere visto come non poter fare delle grandi dichiarazioni, giudichiamo rispetto a questa cosa e chiediamo a tutti quanti presenti in questo consiglio metropolitano di riprendere e votare in modo favorevole perché la comunicazione del sindaco come presa d'atto e lavorare conseguentemente, poi ci saranno i fatti che dimostreranno magari il frattempo di la consigliere che si ci sta preparando in forma di collaborazione che possiamo arrivare degli obiettivi. La cosa è giusta, gli enti locali, città della comunità, era questa la nostra, quindi perciò da parte nostra dal voto favorevole e quindi alla presa d'atto che noi facciamo e chiedo a tutti quanti di esprimersi nello stesso modo per dare un segnale di senso nei confronti dell'intero consiglio e dell'amministrazione americana. Grazie. Giusto un minuto, sindaco, in realtà mi sembra una discussione un po' particolare, diciamo. Ho partecipato a una conferenza del gruppo, invitato dal consigliere degli amici, perché era impegnato in campagna elettorale, e a dire la verità, diciamo, lo dico anche al vice sindaco, si lavorava all'interno della conferenza un po' animatamente, ecco, a volte non si capisce nemmeno diciamo, l'ordine del giorno che si costruisce. Ho invitato il consigliere Piccia ad essere meno influente, scherzoso all'interno della conferenza dei capigruppo, perché poi si pongono atti all'interno del consiglio ovviamente, che si contestano diciamo, un posto di atti approvati all'unanimità all'interno della conferenza. A me mi sembra che ecco, c'è una delibera di indirizzo di cui abbiamo discusso rispetto al programma del sindaco nel passato. Passato il consiglio metropolitano, una giunta, secondo il mio avviso, attuale con elementi fondamentali importanti, e per poi ovviamente questa delibera deve essere tramutata in questi 5 anni di mandati atti, e lì ovviamente le commissioni, il consiglio, i singoli consiglieri comunali hanno il proprio contributo per tramutare queste linee di indirizzo in atti e delibere consistenti da rivolgere ai comuni e alle città. Pertanto, diciamo, io ho detto la verità,
della regione c'è la volontà, perché deve essere votata una delibera del Consiglio metropolitano, deve essere votata se deve essere un voto. Fermo restando che c'è sempre l'astensione, un consigliere che non condivide le linee programmatiche di una maggioranza si può sempre astenere, però io non credo che sia il caso in questo momento di astenersi, anche perché all'interno delle linee programmatiche che abbiamo ascoltato insieme, tutti assieme, abbiamo detto che non sono, un indirizzo che viene comune di intera città metropolitana, pertanto non vedo come non si possono condividere ovviamente queste indirizzo, pertanto io invito il consiglio a votare la delibera all'ordine del giorno. Io voglio fare una precisazione, perché altrimenti non si capisce perché anche l'intervento del consigliere Felicio è compreso il senso del suo intervento. Noi vogliamo la presa d'atto, che non è la condivisione dell'approvazione delle linee programmatiche. La presa d'atto è solamente dire ho preso atto e ho letto, perché capisco che l'approvazione delle linee programmatiche ha un senso diverso dal punto di vista politico, quindi è una cosa completamente diversa. Però una comunicazione non si mette il punto all'ordine del giorno, si fa la comunicazione, ma se si è messo un punto all'ordine del giorno in cui si è detto presa d'atto, dice ho preso atto, questo insomma almeno così lo interpreto nella mia esperienza di amministratore, che non significa approvare le linee programmatiche, perché comprendo l'osservazione che ha fatto il consigliere Felice, dice ma questo è un atto politico, se c'è io approvo, però questa è una presa d'atto. Io se leggo la delibera, insomma sta scritto propone al consiglio metropolitano di prendere atto non di condividere, prendere atto delle linee programmatiche. Quindi questo è il senso che mi sembra sia stato anche espresso dal vice sindaco. Cioè in questo spirito c'è il voto, cioè ho preso atto, quindi se questo è il senso del voto, va in questa direzione, lo voglio chiarire perché poi c'è altrimenti c'è un equivoco dal punto di vista politico che non ci deve essere, quindi deve essere chiaro questa cosa. Anche per prendere, per recepire quelle che sono state ovviamente le osservazioni che sono state fatte. Io non so, consigliere Anaia ha detto, non so se voi avete capito bene il mio intervento. No, io ho compreso, però sono le riferite per quello su cui dobbiamo risultare con gli altri. Certo. Solo questo per essere chiaro. Le linee sono queste, noi ci atteniamo a tutto questo. Grazie.
Io comunque ho voluto. Perché io avevo visto anche il rinvio nel mio intervento, visto che ci sono delle contrapposizioni anche con i gruppi di maggioranza. Grazie. Sarò brevissimo, a parte il fatto che nel regolamento del Consiglio Comunale, almeno del mio comune, penso che nel vostro c'è una duplice fatto personale, no? Quindi ho duplice motivazione per intervenire, uno è il fatto personale, quello che ha detto il consigliere Andrea Ozzi, l'altro è dichiarazione di voto. A nome di Forza Italia noi ci asterremo su questa presa d'atto, su questa interpretazione di presa d'atto, mettendo a verbale che il segretario generale sapeva bene che la delibera era presa d'atto e condivisione, e noi facemmo emendare condivisione per fare in modo che ci fosse una presa d'atto senza votazione. Questo è innegabile ed è a verbale e nessun consigliere, nemmeno Andrea Ozzi, può smentirlo. Poi l'unica presa d'atto che voglio prendere, diciamo, oggi è che praticamente al consigliere Gaudosi non difende più Pelliccia che Andrea Ozzi, e questa è l'unica presa d'atto che possiamo prendere in questa seduta. Grazie di tutti. Annuncio la mia astensione, che credo che questa sia una delibera che va a integrare un'altra delibera, una non delibera, che le modifiche programmatiche, essendo già state votate in una delibera da questo Consiglio Metropolitano, io credo che è una presa d'atto di una non delibera. Credo che l'astensione sia il modo più intelligente che posso esprimere io in questo momento con la mia intelligenza mediocre. Allora Sindaco, visto che si sono espressi tutti con la mia mediocre intelligenza, vorrei esprimermi anche io. E visto che avevo capito sin dall'inizio che si trattava di un voto di una presa d'atto e la mia è semplicemente un'interpretazione, come ognuno l'ha interpretata a modo suo, quando abbiamo presentato nello scorso Consiglio Metropolitano le linee programmatiche, non solo mi sono espresso diciamo così favorevolmente alle linee programmatiche, mi sono permesso anche delle punte laddove, avendo riviste e rivisitate, dei punti da integrare, e vedo che ne ha preso anche atto. E al di là di questa cosa, pur chiarendo e puntualizzando il mio punto di minoranza, una minoranza costruttiva per i territori e per i cittadini, il mio voto a questa delibera, nell'auspicio che le cose si facciano sempre con l'unico obiettivo, l'interesse della collettività, dei cittadini, degli amministratori che ci hanno votato, è favorevole, perché io prendo atto di di linee programmatiche che il sindaco ha chiarito e illustrato nel discorso Consiglio Metropolitano, che ha ricevuto anche dei consigli di integrazione, per cui, visto che devo esprimermi con un voto sulla presa d'atto, il mio è favorevole. Prego. Dico poco, ci cioè, appello a tutti.
abbiamo detto che poi stamattina con la provincia abbiamo detto al prefetto Corda, al prefetto nostro Bianco, che qualcosa è cambiato, c'è stato il nostro funzionario che ha detto benissimo, anzi è stata la signora molto chiara, la signora Carlimoni, che non so come si chiama, e quindi anche la signora ha detto come il sindaco Manfredi c'è un atteggiamento diverso. E quindi lei ha detto, forse ha lamentato giustamente, la questione del personale, che noi non solo in città metropolitana, vedo questa questione del personale è un po' dappertutto, non in tutti i comuni. E quindi, vabbè, però questa è una cosa che va considerata, quindi colgo l'occasione per dire che sulla questione specifica stamattina detta dal prefetto Corda dell'agenzia, io credo che noi, ed in particolare l'appello a lei sindaco, di fare ciò che naturalmente non hanno fatto precedentemente, perché questo bisogna di no. E niente, poi per quello che fa questa mattina, noi siamo, credo, da più di un'ora a discutere di una cosa che chi ci sente, non capisce niente, cioè non ha capito assolutamente niente di che cosa stavamo parlando, che cosa, quali erano le cose che sono state dette nella conferenza dei capigruppi e poi che cosa è cambiato. Cioè è cambiato che dalla condivisione siamo passati alla presa d'atto. Io dico che la presa d'atto naturalmente qualcuno prima Civito diceva prima, questo può essere diciamo, un dato per mettere tutti noi nella condizione di accettare e quindi di votare tutti quanti, quantomeno rispetto a questa cosa, che io credo è cambiata in meglio, non in peggio. È chiaro che se mettevamo una dota questo piano o delibera, è chiaro che non è una presa d'atto, no? E quindi essendo una presa d'atto, io credo che alla fine di questa discussione, se tutti quanti invece dell'astensione, del voto contro, eccetera, non ci facciamo tante distinzioni, perché in effetti è una presa d'atto, io credo che almeno dimostriamo anche all'esterno che qualcosa non sta cambiando, perché comunque tutti noi qua, chi sta qua con la qualità vuole cambiare e vuole diciamo tenere alle spalle il passato. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Allora, Conradi, astenuti, favorevoli. Siamo al secondo, al terzo punto dell'ordine del giorno, che è un punto importante, che è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e dei dati di allegato. Mi chiederei al dirigente di descrivere diciamo, i punti saliti. Dato che è vostra conoscenza, uno degli enti
scuole di Italia, questo atto lo dice. Cerco di, con estrema sintesi, darvi le coordinate, diciamo, base dei fondamentali di bilancio che per chi ha il nome, perché io da membro costretto, diciamo, a fare il salto mortale nei comuni, quando vedete questi numeri, diciamo, comincia un attimo a sbandare, perché dalle percentuali di discussione fino allo zero nell'indebitamento, piuttosto che a dimensioni di avanzo libero, siamo di fronte a fenomeni quasi soprannaturali. Nella migliore delle ipotesi a registrare l'emissione di un ulteriore disavanzo, perché purtroppo, diciamo, le tasse di discussione non consentono di inseguire la velocità della spesa, perché spesso, diciamo, le entrate extratributarie non girano così come dovrebbero. Qui siamo in una sorta di altro mondo dove la solidità finanziaria è assicurata a monte dalla legge in forma dei trasferimenti erariali, che sanno ormai anche di anni fa, che nel modificare l'assetto delle entrate provinciali porta nelle entrate tributarie, in buona sostanza in sostituzione dei trasferimenti erariali, delle entrate che ce l'hanno da solo, mentre voi i comuni siete costretti a rincorrere dopo l'emissione degli avvisi di bonari piuttosto che di accertamenti contribuenti per la DARI, piuttosto che i trasgressori per le multe, piuttosto che i proprietari immobili per l'IMU, qui le entrate, diciamo, girano quasi in autonomia nel ricciato, diciamo, che paghiamo tutti noi cittadini, diciamo, la quota che è la città metropolitana, la provincia, l'ex provincia, l'IPT, se compriamo la macchina o facciamo un passaggio di proprietà, cioè in automatico, questo è il dato di fondo che rende costante, diciamo, solidissimo in radice, perché questo tema qua non cambia. Quello che può cambiare è il resto di quello che poi si decide di fare. Allora, questo rendiconto dice che nel 2021, anno anche di transizione, diciamo, desse l'ambito dell'amministrazione, si ripresentano i dati che fanno di consente uno dei più solidi dati. Sintetizzo poi, mi rimando alla relazione sulla gestione che contiene, rispetto a questo che ho definito, giusto per capirci, una sorta di referto, quello dei risultati dell'esame di sangue, c'ha tutti i valori, diciamo, sopra la media, tra virgolette, quindi niente assolutamente in salute, dove possiamo leggere che l'indebitamento che tutti i comuni conoscete bene essere una delle croci che si deve portare, tant'è che esiste una norma in corso di cottura, diciamo così, l'accordo dei debiti famoso che risale a mille proprio di due anni fa, che non riesce a regolare, che era una delle misure che lo Stato aveva immaginato di assumere per liberare il peso. Qui il debito di esempio non c'è un punto, non c'è una obbligazione, commissione obbligazionale. Cassa, penso abbiate detto, 880 e passa milioni, di cui 70 di ancora, cioè 800 milioni di debito. Avanzo libero. Dovunque guardiamo, diciamo, tra l'altro il parere dei revisori, cui pure mi vede come un momento di discreta attenzione nei comuni quando arriva alla relazione dei revisori, quindi qui è una specie di, diciamo, elogio alla tradizione, e i nostri revisori, che sono tra l'altro anche di eccellente competenza, dicono essenzialmente che questa mente, diciamo, che non fa acqua da nessuna parte, si potrebbe dire. In particolare, disegnato questo, che forse è l'indicatore che per chi sta nei comuni, diciamo, dopo gli esubito, e sono, è stato un po', diciamo, l'effetto che più ha impattato sui comuni dalla riforma dell'organizzazione, cioè il famoso fondo crediti di esigibilità, la svalutazione dei crediti dei comuni e la morte, diciamo, perché sottrae risorse ai servizi cittadini. In questo ente, il titolo che voi conoscete bene, per cui è imputati piuttosto che imposta di soggiorno, dove le percentuali di discussione, faccio 17 del panico della reazione con le televisioni, su 200 milioni di accertamento in competenza si incassa 196 milioni, cioè il 98%, che se, diciamo, qui è, se entra questo numero in un atto di un comune, diciamo, come corrono le ambulanze, perché vorrà dire che c'è qualcosa che non funziona. Esatto.
il titolo terzo, altrettanto significativo in quanto diciamo, fonte di entrate proprie, in questo ente su 10 milioni e mezzo di accertamenti in conto competenze produce una performance di discussione di oltre 280%. Allora, secondo me, meglio che mi fermo perché diciamo così, sarebbe il caso diciamo, probabilmente di passare a quello che secondo me anche da questo rendiconto per un'amministrazione che arriva con diciamo, quindi, la forza che ha già dimostrato l'amministrazione del sindaco Manfredi in questi mesi, con penso al patto per l'anno di Napoli, un fatto abbastanza significativo diciamo, per un cittadino napoletano. Questo è un punto di partenza diciamo, che consente di guardare avanti con un dato strutturale che accompagnerà sempre questa città metropolitana. Quindi qua il vero tema diventa la qualità della spesa piuttosto che diciamo, la gestione della solidità finanziaria che siamo assicurata diciamo, sì, non per sminuire diciamo, le strutture, perché noi siamo anche abbastanza solidi come. Però qui non è la grammatica del ragioniere che produce questa cosa, qui è in radice c'è la solidità. E allora l'avanzo libero che vedete, che l'ultimo segnale diciamo, di questa solidità, diventa una sfida dal punto di vista strettamente finanziario. 126 milioni liberi, qui diciamo, c'è anche da tenere in considerazione che 126, non mi voglio tediare, però di un periodo c'è una parte degli accantonamenti. Anche questi molto caratterizzati in quanto città metropolitana, sono accantonamenti fatti in estrema prudenza, tipicamente diciamo, presenti in enti soli. Prendete il nostro fondo crediti di agibilità, prevede l'accantonamento, la svalutazione al 100% dei nostri crediti tributati, mentre i comuni sapete bene si va a tirare fino all'ultimo decimale per evitare diciamo, le ulteriori compressioni di spesa. Per non parlare dell'accantonamento del fondo contenzioso, avvocato capo, ma qui diciamo, c'è una curatissima gestione del contenzioso in perfetta linea con le ultime pronunce, sezione regionale di controllo proprio della campagna dal 240 2017-19 ha dettato in realtà la linea della formazione. E qui abbiamo un punto contenzioso che c'è intorno a 100, dico subito, è accanto a me, lo leggete comunque nel parere delle regioni e nella relazione sulla gestione. 127 milioni che diciamo è di per sé garanzia che questo serve per fronteggiare i rischi del contenzioso. Io mi fermerei qui quando spero che le informazioni del dato sono a disposizione. Grazie. Grazie, ringraziamo per questi dati, devo dire che da sindaco, soprattutto della città più debitata di Roma, non essendo questione, diciamo, questo deve riguardare anche voi. Almeno ci sono posto di sondaggio di sole, quindi le che restano sotto la pianta da te. Adesso vi interrompo, diciamo, l'intervento. Prego. Nome di nome, nome del dirigente. Raffaele. Il dottore Grimaldi. Raffaele Grimaldi. Ah, lei la scelta. Dalla presentazione del dottore Grimaldi siamo in Banca d'Italia. No, perché ha fatto una rappresentazione un pochettino troppo rosea, perché quando ci sono i soldi, dall'altro lato io mi aspetterei dei servizi, io vedo che la città metropolitana con questi numeri, i servizi che poi vengono erogati sono praticamente, soprattutto non è il caso di questa amministrazione, perché c'è tempo ancora di lottare, abbiamo appena modificato i programmati. Quindi voglio dire, non mi permetterei mai di dare un giudizio del genere, ma credo che questa rappresentazione è troppo rosea. Tra l'altro mi hanno sempre insegnato che le aziende quando vanno bene bisogna correggere le cose, non quando vanno male. Preferirei avere meno accantonamento e più servizi, preferirei aver visto i 5 anni precedenti meno soldi e più risorse magari utilizzate. Preferirei per esempio non vedere nel consuntivo 2021 procedure, acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa per 589.000 euro nel 2020. Preferirei non vedere questa cifra.
anche perché tutti i comuni, tutti i sindaci qui presenti, voglio dire, fare una lista così bellissima della città metropolitana che praticamente è diventata una banca, a quello che ci ha detto il dirigente, io credo che invece bisogna puntualizzare alcune cose, perché non credo che sia possibile di avere un rendiconto e poi il prossimo bilancio di revisione senza, questo ho chiesto prima agli ottimi presidenti e componenti del collegio di revisione, di inventare una patrimoniale. Non c'è, è una cosa non grave, gravissima, e c'è un motivo probabilmente per cui non c'è ancora la parte patrimoniale dettagliata. Il motivo sicuramente è il problema che chi è stato delegato a fare l'inventario pensa che l'immobile lo fa subito, e per l'immobile diventa più difficile. Quindi credo che questa amministrazione, mio consiglio di minoranza, di maggioranza, è un consiglio anche per l'amore della materia, che va a fare subito l'inventario patrimoniale. Bisogna mettere subito a reddito ciò che abbiamo. Bisogna vedere subito se qualche strada è o non è della città metropolitana o appartiene al comune, perché questo, il fatto che sia un ente in equilibrio, il fatto che sia un ente che ha i soldi accantonati, il fatto che ci sia una tesoreria attiva, non giustifica che io debba pagare i debiti sul bilancio. E dopo c'è un punto all'ordine del giorno che probabilmente qualche dirigente ha dato indicazione per ridurre lo spreco, che praticamente comunque viene visto solo chi non vuole vedere, solo chi non vuole leggere. Risultano praticamente essere esigibili al 31/12/2021 una serie di cifre, non più chiare, che sono scritti in piccolo, ma ci sono dei residui attivi da incassare, ma sono parecchi soldi. Ci sono ancora dei residui passivi, c'è il fondo rischi, il fondo svalutazione, il fondo credito di sicilità, è pieno, e ci mancherebbe leggere un ente che praticamente per 5 anni sostanzialmente ha fatto l'ordinario di avere magari un risultato negativo di amministrazione. Credo che non saremo qui, saremo in procura, probabilmente, non noi ovviamente, ma chi poi praticamente avesse portato una cosa del genere. Quindi io questo consultivo non approfondisco altre cifre, altre cose, perché in effetti avevo chiesto, io ero uno dei capigruppi che aveva chiesto lo spostamento anche per dare maggiore attenzione all'analisi di questo rendiconto, che per me è sempre importante. Mi sono fermato, ho avuto solo il tempo di leggere la relazione del collegio di revisione, che ringrazio, e credo che il voto su questo rendiconto è sicuramente di astensione, non è positivo, e di astensione, perché non credo che sia il rendiconto del sindaco Manfredi. È un rendiconto che però dà tanti segnali importanti, tanti segnali che sicuramente da qui a un anno, anche prima, perché possiamo magari fare il rendiconto al 30 aprile e rispettare le scadenze, avere l'inventario patrimoniale, avere delle idee anche di non dismissione, ma anche di concessione, non gratuita ovviamente, per cercare di capire che non siamo in Banca d'Italia. Io non mi preo di un risultato di amministrazione se ci sono invece delle possibilità di arricchire e di spendere bene ciò che praticamente da qui a 4 anni questa città metropolitana ha il dovere storico di fare.
Grazie. Cioffi e poi buonasera sindaco, buonasera a tutti, anche chi ci segue da casa, quelli di consiglieri. Penso appunto di prima non ha potuto intervenire perché era chiaro un po' la scorsa indicazione che veniva anche da parte del segretario generale, devo concentrarmi sul discorso per il voto di gestione. Il mio intervento va su due direzioni. Una è una considerazione di carattere, si sente? Sì, sì. Una di carattere, diciamo così, politico personale, da un gruppo, un altro aspettamento di carattere politico, una terza di carattere tecnico. Io ringrazio il dottor Grimaldi per i dati che ci ha fornito, no? Non abbiamo avuto modo di confrontarci su questo, però è chiaro che i dati che ci porta da un primo approccio, una prima visibilità, sono dati positivi, sembrano dati positivi, utilizzo il condizionale perché questo poi rimanda alla considerazione politica e spiegherò perché. Il primo punto che era il nostro gruppo sindaco, questo è un bilancio che noi vogliamo con senso di responsabilità. Sappiamo benissimo che non è un atto che si rifà praticamente alla nostra amministrazione, sappiamo benissimo a maggior ragione all'interno del Consiglio metropolitano, composto da consiglieri metropolitani, che sono anche sindaci e rappresentanti appunto delle istituzioni all'interno di questi comunali, che questo è quello che viene chiamato gergo continuità amministrativa. Quindi il rendiconto va approvato, sarebbe paradossale, ma approvato. E l'unica cosa che ci vedo positiva in questo è che sappiamo benissimo che con l'approvazione del rendiconto di gestione ci dà la possibilità di poter dare seguito a tutta una serie di azioni. Quindi votiamo con responsabilità positivamente il nostro gruppo a rendiconto di gestione perché questo è quell'atto economico ha fatto che se anche volessimo fare assunzioni, se non ci muoviamo in questa direzione, non ci possiamo muovere e quindi, diciamo così, questo è il figlio di qualcun altro che adottiamo. Adottiamo come con una dote, dirigente, lei ha parlato di analisi del Stato, no? Beh, io dico che dovremmo cercare di mantenere in salute, no? Con questo risultato che invece ha provato a portare. E arrivo praticamente alla considerazione di carattere politico. Tutto quello che esprimeremo in termini poi di coniugazione di quello che vogliamo realizzare come mie programmatiche di mandato lo proveremo nel gruppo sindaco, questo lo sappiamo, infatti con il nostro bilancio personale. È chiaro che è lì che vedremo la forza propulsiva e propositiva dei singoli gruppi consigliari, che cercheranno anche di raccogliere un po' il grido che viene dal territorio, perché è come mettersi un bel vestito, sempre che l'analisi uscite pure, però purtroppo il territorio c'è qualcosa che non va. Allora il discorso è questo, come abbiamo speso negli ultimi anni? Cosa abbiamo lasciato negli ultimi anni? Ho sentito il consigliere Mocino che faceva un'osservazione dicendo vorrei meno abbandonamenti e più servizi. Mi sento di sentire questa affermazione. Gli abbandonamenti, qualcuno è per legge, sono quelli che mettono praticamente il fiume in cascina per i momenti che non vanno bene. Quindi io gli abbandonamenti non li toccherei. Però una riflessione politica la farei seria su un avanzo di 126 milioni di euro. Certo, da un lato mi rende contento come appartenente politico della maggioranza, questo significa un ampio argine di manovra che vedrà probabilmente subito impegnare queste risorse anche con delle variazioni di bilancio, lì dove abbiamo visto che il grido di servizio sul territorio ciliano, che noi oggi abbiamo concluso un incontro con una scuola di ciliano che siede e stiamo mettendo di parte, effettivamente probabilmente qualcosa non è andato. E questo avanzo, sì, è vero che c'è, lo ripeto, entra nella mia considerazione politica. Io vorrei che l'anno prossimo facessimo un risultato di ricordo di gestione, non voglio giustificarlo perché diciamo, utilizzando una frase svizzera, non voglio mettere in mano la segretaria della faccia terra, ma siamo su 16, sappiamo benissimo che adesso parte la nostra storia. Però a me farebbe piacere l'anno prossimo di non avere un avanzo così e quel libro che essere destinato appunto per quello che dà risposte poi ai cittadini. Questo come, e vengo al terzo aspetto, sindaco, che è l'aspetto poi tecnico del rendiconto di gestione.
Noi abbiamo una macchina amministrativa che ferma il papà. Io ho detto già la volta scorsa con grandissima professionalità. Quindi questo veramente mi defregge, sono contento e probabilmente il risultato che noi abbiamo ottenuto, il risultato che c'è attualmente della vecchia amministrazione, è dovuto pure al fatto che c'è un grande sacrificio da parte della macchina amministrativa. Però questa macchina amministrativa, per poter raggiungere il giusto risultato di collocazione di queste risorse, ma soprattutto per fare in modo che poi quello che ci proponiamo come maggioranza di raggiungere degli obiettivi passa attraverso un giusto piano. Ci sono grandi sofferenze all'interno dei nostri uffici, lo sappiamo che è così, e quindi diciamo che questo aspetto tecnico non deve essere sottovalutato. L'abbiamo visto con il riferimento per i consigli provinciali, per il personale dedicato agli stessi, ma lo sappiamo, lo sto vedendo io insieme anche alla mia collega, la consigliera Abagnale, rispetto al fatto delle scuole che ci sono praticamente dei, forse sono anche l'altro dirigente delle due, cioè, quindi abbiamo delle cose da fare. Quindi ecco, dal punto di vista tecnico io mi sento di dire questo, lo approviamo con senso di responsabilità, perché il prodromico ad attivare tutta una serie di situazioni. Sappiamo che c'è una tra virgolette risultato bello, ma che è una bella probabilmente che manca in qualche punto di anima, e così dopo l'impegno che ci dobbiamo prendere assolutamente quello di favorire che gli uffici abbiano più risorse per poter lavorare, e internamente e esternamente, perché veramente sul settore scuro c'è tantissimo da dover fare, già con chi c'è lo riusciamo a fare, ma in virtù anche della sfida che il PNR ci pone davanti, 167 milioni di euro da dover investire in questo settore, sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di soldati, e questa guerra non si vince con soltanto un generale. Grazie sindaco. Grazie Dino. Grazie sindaco. Io non posso che esprimere il mio voto in modo totalmente positivo a questo rendiconto. Oggi siamo in un rendiconto dove noi rendiamo conto di un'attività amministrativa fatta nell'anno 2020. E per chi come me, e da cui come consigliere attuale Gesino Civico, Civico Vincenzo, Antonio Ragazzo, consiglieri dalla passata amministrazione hanno condiviso e portato avanti delle scelte della città metropolitana. Però voglio... No, consigliere Vernice, ascolta, perché tu sei omiscienza e capiscienza. Voglio raccontarti una bella storia della città metropolitana. E la voglio raccontare. Io ho avuto insieme ai miei colleghi della passata amministrazione la fortuna, tutto di un tratto, che è arrivata una fatina e ha portato nelle casse della città 500 milioni di euro di avanzo. Con la partenza ce l'ha portato una gioia immensa da nessuno. Noi che veniamo da Comuni, il mio nome, il rendiconto della passata amministrazione, non so a voi. Sto bene e sono a posto, però è arrivata una grande boccata di ossigeno, 500 milioni. In quel momento che abbiamo fatto una valutazione dal punto di vista politico, ma guardando il bicchiere mezzo pieno, c'era chi diceva l'avanzo di amministrazione è un cattivo segno da parte di amministrazioni che non hanno avuto la capacità di spendere, perché noi non dovremmo dare avanzo, non già, tu hai la capacità di spesa, non l'hai fatto, ne dai avanzo. Dall'altro tema abbiamo cominciato a ragionare che cosa fare e abbiamo iniziato un'interproduzione importante anche per rispondere, perché vedete, approvare il punto a netto di tutta la disciplina di crediti, di tutto quello che può essere vincolante, però c'è stata
permesso dalla grande capacità dei nostri dipendenti. Un esempio secondo, per chi l'ha condiviso, abbiamo portato avanti il discorso del piano strategico, abbiamo finanziato opere di competenza della città metropolitana per quanto riguarda le strade per 70 milioni, abbiamo finanziato per 30 milioni interventi alla scuola. Io ricordo sempre ai miei amici del Codetto che la città metropolitana gestisce circa 298 plessi e facciamo un lavoro enorme. Tenete presente che solo per quest'anno riceviamo PNR circa 180 milioni per l'edilizia scolastica, che servono prettamente per fare gli interventi. Ma abbiamo fatto anche altro, sì. Abbiamo dato ossigeno bene comune. Noi abbiamo cercato di dare anche delle risorse ai comuni. Ossigeno bene comune. Abbiamo dato risorse ai comuni per la pianificazione. Abbiamo dato risorse per dare lo schermo, quindi costruire dei parchi giochi. Due volte abbiamo fatto il fallo. Abbiamo dato risorse per finanziare i teatri. Una volta 5 milioni e un'altra volta 5 milioni. Abbiamo dato, che è importante ricordare il sindaco, perché se no si ripetono, caro consigliere Correa, per chi l'ha visto. Siamo intervenuti come protezione civile, abbiamo dato risorse ai comuni per il defibrillatore. Abbiamo fatto una cosa bellissima rispetto della risorsa madre. Abbiamo destinato, per chi non se lo ricorda, ma io lo ricordo a te, risorse ai comuni per consentire sulle coste, lo voglio dire, però stiamo parlando di amicizia che abbiamo sposto sui territori, che rimane una risposta ai comuni. Sembra che se no non diamo il valore di quello che è stata un'azione amministrativa. Abbiamo dato risorse ai comuni di Nagoste per la pulizia di fondato. Allora, tutte queste micro o grandi interventi hanno permesso di dare ossigeno ai comuni. Allora, quando si parla di rendere conto, è il momento di rendere conto dell'azione amministrativa. Ma anche il momento, collega, quello che diceva il collega Cioffi, di una grande opportunità. Abbiamo un avanzo di amministrazione, dobbiamo avere la capacità tutti quanti assieme che vengano queste risorse destinate al meglio, ma con un'attenzione, ragazzi, con un'attenzione anche verso i comuni che soffrono delle grandi difficoltà. È quello che si è fatto in un passato. Allora, è anche un appello sia al Consiglio sia al Sindaco. E io so la volontà del Sindaco, diciamo, di dire la partecipazione generale di 92 comuni. E io dico ancora di più, caro Sindaco, in un momento distensivo come questo, io penso che ognuno, al netto dei numeri, vuole dare il proprio contributo per dare e migliorare l'azione amministrativa. Una cosa le devo evidenziare, caro Sindaco. Io ho letto la relazione dei revisori di conto. Una relazione puntuale, precisa, in cui nelle conclusioni indicavano alcuni aspetti da migliorare. Sono un po', diciamo, quello che avviene un po' nei comuni, no? Come a volte ci viene chiesto di fare degli sforzi maggiori. Io prima ho fatto presente al segretario comunale, ho riscontrato una discrasia tra quello che riportavano i revisori dei conti e quello che noi abbiamo approvato con la revisione periodica delle partecipazioni della città metropolitana. Io offro un mio piccolo contributo da consigliere metropolitano. Ritengo doveroso che alcune
indicazioni che vengono date sono solo nel senso e nel modo costruttivo. Perché io ho rilevato, davanti alla descrizione dei direzioni dei punti e davanti a quello che abbiamo votato, mancano o vengono aggiunte delle partecipanti. Nel piano di razionalizzazione mancano delle partecipanti. Nel piano di direzione dei punti ci sono delle partecipanti. Me ne ricordo una a casa, cari direzioni dei punti. Niente tanto sapesse per spiare, quindi vedete gli anni, da voi, ricorda il 5%, l'altro il 2,5%, che nel piano delle razionalizzazioni delle nostre partecipate non viene riportato. Allora, qual è la cosa? È solo un semplice suggerimento di cercare, perché noi il nostro compito è anche questo, perché il momento di confronto è il Consiglio metropolitano. Non è una critica, ma è un invito a verificare quando da me dichiarato se risulta aperto, onde consentite che questo errore, io ti consento come errore di battitura, di intervista, vengano messi a posto, anche perché, caro sindaco, e ha la fortuna di fare il sindaco, una delle più belle città del mondo, come il Napoli. Con tutte le difficoltà, però Napoli è mondo. Io ho la fortuna di fare il sindaco in un paradiso, che è la penisola Sorrentino, quindi siamo fortunati. Però le voglio dire, e lo dico anche agli altri, che oltre a questo noi siamo dei sindaci e siamo degli amministratori. Abbiamo la capacità di verificare gli atti, di guardare gli atti e di dare semplicemente un per migliorare la macchina amministrativa. Non è assolutissimamente una critica, però siccome il momento del confronto è il Consiglio metropolitano, è opportuno, se ci sono delle discrasie, che un consigliere preso la coppia stamattina guardando gli altri, li comunica, perché migliorare, perfezionare è solo un aiuto al governo dell'amministrazione. Grazie. Andrea Ossi. Solo un minuto. Questa è un risalto. Non è altro che l'approvazione di quello fatto nel 2021. Pertanto la resa tutti favorevoli è un risalto, quindi potremo farlo un meglio. Certo, io condivido alcuni interventi. Dobbiamo impegnare le risorse che impegniamo e poi potete spendere. Pertanto ecco, un piano istituzionale, secondo il mio avviso, è opportuno, perché ovviamente la città metropolitana soffre, secondo il mio avviso, una mancanza di risorse nuove, di intelligenze che fanno per far funzionare le questioni del progetto al dato che dobbiamo mettere in campo. Pertanto, il mio intervento è brevissimo, è una mesa d'atto e potremo farlo veramente. Questa è la mesa d'atto. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie sindaco, ma innanzi consentitemi in premessa una battuta. Il consigliere Andreazzi diceva una presa d'atto, segretario ci può interpretare, se la dobbiamo votare, se dobbiamo fare votare. Perché giustamente adesso stiamo in tema di interpretazione, magari non è in giudizio di temperanza anche per questa interpretazione, non lo so, ma a parte gli scherzi, vorrei sottolineare un paio di cose. Innanzitutto apprezzo l'intervento del consigliere Tito, nonostante un po' diciamo di poca attenzione nei miei riguardi all'inizio, però apprezzo l'intervento di Tito, ovviamente ci ha fatto capire che De Magistris ha lavorato benissimo, che De Magistris ha messo in campo tantissime iniziative, tantissime cose da condividere, da non condividere, però il consigliere ci ha sottolineato l'egregio lavoro fatto dal sindaco.
quindi non gli direi due l'una. O ha sbagliato a fare un'opposizione di magistris, o sta sbagliando oggi. Il sindaco mi consente, però voglio dire, la logica e la matematica è il suo mestiere, non certamente il mio. Lui dovrebbe, secondo la modesta opinione nostra, bruciare, non mi bruciare questo, ma dovrebbe, no, dall'alto della mia amicizia, come diceva in maniera poco simpatica il consigliere Vito, però davanti alla mia onniscienza mi immagino che Cirillo voterà contro. E se dovrebbe, e anche su questo vorrei raccontare anche una piccola esperienza personale tra me e il sindaco di Cardito. Noi, a noi sindaci a parte di Napoli, segretario, questa è una cosa molto interessante, noi sindaci a nord di Napoli lo definiamo il Renzi a nord di Napoli. Così il Cirillo mi vorrebbe, dice sì, mi vorrebbe se sbaglio. Non deve dire così, così il Cirillo. Quindi noi lo definiamo il Renzi a nord di Napoli. Speriamo che, voglio dire, non abbia lo stesso effetto che ha un Renzi rispetto ad alcune vicende che conosciamo tra tutti, sindaco. E prendiamo atto quindi di questo rendiconto, forse Italia si asterrà su questo rendiconto per molti motivi, perché noi, ecco, ragioniamo in linearità rispetto a qualcuno. Se la consigliera Caterona al tempo aveva sostenuto la maggioranza, aveva sostenuto il consiglio territoriale di metropolitano e c'è sempre rappresentato, così come l'ho fatto Forza Italia, ovviamente in questo rendiconto di cui nella nostra astensione, almeno politica, ce ne assumiamo la responsabilità. Però come non sottolineare al dirigente Rimaldi alcune ecco, poi evidenze che il consigliere Cirillo ha messo, cioè ne ha parlato, ma che in generale poi ne abbiamo vicende anche quotidiane, no? Se non c'è l'inventario dei beni immobili, non c'è il patrimonio disponibile. Se non c'è il patrimonio disponibile, i beni confiscati alla Camorra non si vogliono più. È il problema che avevamo oggi davanti al prefetto Corda, era proprio questo, no? La città metropolitana non teneva conto dei 54 beni confiscati alla Camorra, cioè, dell'idea che voleva mettere in campo, fu sottolineata la mancanza di personale. Su questo condivido, penso che è meglio di tutti, c'è bisogno di una deriva del fabbisogno di personale importante, c'è bisogno di un impegno importante di tutti quanti i consiglieri metropolitani per fare in modo che poi nel gruppo del bilancio nazionale oggi prendiamo atto di questo rendiconto, voglio dire, c'è bisogno di un lavoro eccezionale. Abbiamo i mezzi, abbiamo i soldi, abbiamo un avanzo di 126 milioni di euro da poter utilizzare, e per cui anche in conferenza di capigruppo, sindaco, io ho sottolineato, iniziamo a discutere di piano strategico, iniziamo a discutere di piano di carica. A proposito, le preannuncio che il Comune di Casalmuova aderirà alla procedura individuata della città metropolitana. Ha detto sempre se il Comune di Pomigliano non si mette contro, perché poi sempre Cioffi nei suoi interventi non si riesce molto a comprendere qual è l'immagine di ragionamento che vuole condividere con le minoranze, mentre poi sottolinea sempre solo di maggioranza. Credo che lui voglia fare un ragionamento di condivisione di tutto il Consiglio Metropolitano, quindi l'eccessiva messa in mostra solo di maggioranza, secondo me, sta avendo un ragionamento magari, sindaco mi consente, di insicurezza, magari non è proprio convinto, ma non è questo l'argomento politico della giornata. Voglio dire che il Comune di Casalmuova aderirà quindi alla procedura individuata, penso da lei, dalla struttura, da Paolino, che attraverso in Italia, delegheremo quindi noi in Italia tutta la procedura rispetto all'importante finanziamento che la città metropolitana ha fatto avere al Comune nostro,
piano, ma credo, voglio dire, che debba essere una condizione non solo del tuo comune, ma di quanti, così che si possono far partire le gare sulle accordi quadro prima della progettazione, le gare sul programma della progettazione prima delle gare di appalto, cosa possa farsi in tutta una procedura in cui deleghiamo anche la responsabilità, perché poi capire non è poco, ci troviamo, l'opera fatta. Però ecco, i ragionamenti ci sono tutti, lavoriamo, ma non lavoriamo come è successo prima, li consideriamo danno. Grazie, dice che sono un po' veemente, diciamo così, grazie, dice che sono, forse si dovrebbero abituare, non lo so, o mi dovrò io abituare a dei ritmi di natura diversa. È chiaro che se voi ci delegate a prendere decisioni solo ed esclusivamente nel Consiglio metropolitano, quindi direttamente qui, perché magari si cambia il ragionamento dalla sera alla mattina. E questo nemmeno è giusto, perché diamo anche il gruppo, a prescindere dalla minoranza e maggioranza, diamo anche un brutto esempio, no? Diamo l'esempio che i dirigenti e i segretari, come voglio ripetere, possano decidere il bello e il cattivo tempo della città di metropolitana, questo non deve accadere. Ci dia la possibilità, sindaco, di decidere realmente e soprattutto di prendere le decisioni e portarle qua. Perché in alternativa, vuol dire, stavo utilizzando un termine che non è proprio il caso di utilizzarlo oggi, in un momento storico molto particolare, per cui è il caso in cui poi, voglio dire, ognuno di noi, tra sindaco e amministratore, sa bene i ragionamenti e le difficoltà di come amministra e non, nessuno vuole che. Cioè, ci iniziamo a impugnare queste grandi difficoltà, siamo qua e parliamo fino a di notte, alle di notte, perché poi il consigliere che prende il grande sindaco sta prestando, ha ragione, voglio dire, ma lo sa, e la possiamo tenerlo qua fino a di notte, non è proprio il caso. Per cui concludo, ribadisco la nostra astensione, l'astensione considerare a questo rendiconto consiglio che per me Guancio. Grazie sindaco, brevemente dopo l'intervento fatto dal capogruppo di Forza Italia voglio associarmi al voto che il sindaco Pelliccia ha espresso in questo momento. Pur avendo votato ieri dallo sindaco con voto contrario il consuntivo dell'anno precedente della giunta dei magistris, dove non abbiamo condiviso nulla in 5 anni, io credo, dopo aver ascoltato e essermi raccordato con il consigliere sindaco Pelliccia e dopo aver ascoltato e condiviso un percorso di Forza Italia di 5 anni precedenti in città metropolitana, che era massimo, io credo che era giusto che Forza Italia fornisse almeno in questa fase un voto di astensione. Abbiamo avuto modo di ascoltare l'intervento fatto dal ragioniere generale qualche anno fa, è stato il ragioniere delle casse del comune di Napoli. E ho apprezzato molto, ho ascoltato con tanto interesse l'intervento fatto dal ragioniere stesso. Credo che veramente questi 5 anni possono essere 5 anni importanti per questa città metropolitana. Ci sono buoni propositi, questi propositi li dobbiamo mettere in atto. Io veramente spero che questa amministrazione, questa giunta, questo consiglio metropolitano possa raccogliere pienamente le parole dette dal ragioniere. Come faceva notare il consigliere Nocerino, non è la banca di dati, ma sicuramente ho sentito e credo che questi soldi veramente possono essere spesi e possono dare un buon frutto alla città e ai comuni della città metropolitana. Valuto con interesse l'intervento fatto dal consigliere, il mio collega del consiglio comunale, San Andreo, su un piano lavoro. Io penso che questo
discorso c'è partito nella città per la cittadinanza, credo che lo si possa anche abbracciare in questa città metropolitana. Ringrazio nuovamente il capogruppo per aver condiviso con me il percorso che c'è stato precedentemente per Forza Italia e quindi mi associo al suo voto. Grazie. Ci sono altri interventi? Filippo. Sì, sindaco, prima diciamo così, del momento clou della giornata, la dichiarazione di voto del vice sindaco Cirillo, che tutti attendiamo. Grazie. Volevo dire che gli interventi che mi hanno preceduto dei colleghi sono stati molto attenti e interessanti, soprattutto quello del mio collega di minoranza Nocerino, che un po' diceva le stesse cose che diceva Gian Alfonso, perché abbiamo parlato di meno accantonamenti e più servizi, tu proponevi, voglio dire, meno avanzo e più cose da fare, cioè fondamentalmente il mood è lo stesso. E, il consigliere Tito, al di là del divagare su altri argomenti, ha parlato di una cosa che condivido anche io, avendo fatto parte di quella amministrazione e avendo condiviso quel percorso, avendo votato i bilanci previsionali anche delle passate degli anni passati, quindi voglio dire, mi trovo nella condizione certo di approvare e di non dissentire a nessuno degli interventi precedenti, ma di essere coerente con le mie azioni di voto precedenti e quindi di approvare questo rendiconto che comunque per il futuro va ampiamente discusso e utilizzato in questa volta. Di quello che dico e di quello che penso.
non posso, no, difendo un'azione fatta dove io ero presente insieme ad altri colleghi. Dire queste cose sono strumentali, perché io rappresento semplicemente, caro signore, la verità di quello, se poi può piacere o non può piacere. Oggi c'è una nuova amministrazione, c'è una nuova azione da mettere in campo, c'è una maggioranza, e lo ribadisco, c'è una maggioranza e c'è una minoranza. Io non accetterò, caro signore, che lo dico adesso, è stato delineato così, una maggioranza e una minoranza, rispetto di voi. In passato non c'era una maggioranza o dei magistrati ben definiti, c'era un insieme, un accordo extrapolitico dove c'erano le forze di sinistra e di destra per garantire gli aggravati come consiglio metropolitano. Va bene? Allora se è aggravato, io mi sono candidato con il gruppo progressista e riformista su una volontà e una linea guida del sindaco che danno a me, perché credevo che le danno a me. E io non consenterò a nessuno, va bene, di fare quelle cose che in tutto il percorso capitano, ci innamoriamo, ci fidanziamo, ci dividiamo, ci accoppiamo, oh caro signore, così noi non diamo rispetto a tutti quei consiglieri che hanno scelto di votare il gruppo di maggioranza. Questo per me deve essere chiaro. Se nel momento in cui si apre su un ragionamento alla minoranza, ne dico già da adesso, ne comunico, che io non ne farò parte di questo sito, non mi appartiene. Si è delineata ben chiaro una maggioranza e una minoranza e possiamo avere rispetto di 2500 consiglieri comunali che sono venuti a votare e hanno delineato una maggioranza e una minoranza. Questo deve essere chiaro anche a lei, per tutti il rispetto, non all'apertura. Questo deve essere chiaro, perché nel momento in cui avvenga questo modo di fare, cari amici, perché noi abbiamo vissuto ognuno, o mai ci finanziamo, poi ci sposiamo, poi non andiamo d'accordo, ma no, una volta per sempre dobbiamo essere chiari, c'è una maggioranza, ben qualificata, siamo 17 minuti, manteniamo fede a quello che è il rapporto con il sindaco che dà un manfitto. Io non consento, a parte mia personale, nessun tipo di giuccio istituzionale. Nel momento in cui io vedo questo, va bene, io me ne vado io all'opposizione, perché venuto meno il rapporto di fiducia che mi hanno garantito i consiglieri di stare in questa assise. Deve essere ben chiaro, perché quando vogliamo giocare, giochiamo. Ci vogliamo divertire, ma questo non è un'aula che ci possiamo divertire, perché noi dobbiamo avere rispetto dei 92 comuni che rappresentiamo e di tutti quei consiglieri che ci hanno permesso di stare in questa. Questo deve essere chiaro a lei e a tutti i consiglieri. Io non farò nessun accordo, per amore, c'è con l'opposizione, l'opposizione resta opposizione. Grazie, prego, prego. Siamo. Intervento perché mi sento. Io scusa, prima di dare un paletto prima che accada qualcosa, perché io mi sento
vedere questo, diciamo, questo scontro o questo
questa differenza di vedute su un consolidato, cioè una cosa che è avvenuta, è finita, abbiamo i soldi. E quindi fare delle cose di quello che è stato prima, specie per noi che non eravamo presenti, cioè voglio dire, niente, ci porta solo a portare un atto di riflessione che sicuramente non ci fa bene, in quanto noi abbiamo un sindaco, metropolitano che è il professor Manfredo. Quindi torno al professor Manfredo, questo lo faccio con l'invito pure alle minoranze, bisogna tutti insieme ragionare su quello che è, diciamo, l'utilizzo di una parte o di tutta quella parte di soldi possibili da dover spendere, anche perché voi non è che rappresentate una piccola frazione di popolazione, voi rappresentate i comuni, quindi noi rappresentiamo tutta la Repubblica. Quindi se ci andiamo per un attimo a distrarci da quello che possiamo rappresentare noi personalmente, evidentemente stiamo andando sul tema. Quindi modifica di quello che è stato anche per circa un'ora un dibattito su quello che può essere una presa d'atto, che il sindaco ha detto che all'interno di quello che è stato una serie di priorità, di obiettivi, ha messo pure la sicurezza ambientale. Bene, allora vogliamo argomentare su quello che può essere la sicurezza, quello che può essere la scuola, il disastro dei trasporti che angustano i nostri territori. Beh, queste sono le cose che, per quanto mi riguarda, faccio il sindaco da 6 anni, quando stiamo facendo i sindaci, noi abbiamo dei problemi che sono completamente diversi, quindi ascoltavo con grande partecipazione quello che ha detto il consigliere Caiazzo, che ha fatto un debito di 52 milioni, quando invece un po' dobbiamo stare insieme per far sì che dare delle risposte serie, immediate, anche perché i cittadini, dato che non vengono coinvolti all'interno delle elezioni di questo consesso, ovviamente dobbiamo ancora di più cercare di cautelarli, perché in questo modo noi, portando delle risorse, piano strategico vedo che stavo per i nostri piccoli comuni, ovviamente ha dato una boccata d'ossigeno che ci ha dato la possibilità anche di realizzare delle opere. Aspettiamo Roma, campo a cavallo, quindi anche nel caso della sicurezza ambientale abbiamo visto che cosa è successo nel Ministero degli Interni, che per quanto riguarda il finanziamento delle telecamere, no? Abbiamo visto che solo perché al sud purtroppo non abbiamo questa grande fiducia nei confronti di quelli che sono le forze di polizia, non hanno una grande fiducia nei confronti dei politici, e quindi impedisce al singolo cittadino anche di non fare la denuncia. L'algoritmo che va a leggere il numero di denunce che avvengono nel sud Italia, vi posso dire che noi, secondo quell'algoritmo, non stiamo nel sud Italia, ma stiamo a Bellinzona. Quindi, per dire, noi veramente che viviamo sul territorio abbiamo bisogno di portare queste sollecitazioni al sindaco metropolitano e a tutti quelli che concorrono, quindi in questo caso dirigenti, dare questa indicazione, e quindi ritorna alla politica, quindi ritorna alla decisione, quindi ritorna al rispetto, quindi ritorna alla credibilità. E questo è quello che noi dobbiamo fare, piuttosto che mettere anche adesso delle contrapposizioni di cose che sono passate, ormai stiamo con un'altra persona, con un altro consiglio, con un'altra composizione. Quindi da neofita, perché per dire vero, faccio la lista 10 anni, ma questo, voglio dire, non è bello neanche ascoltarlo, perché ripeto, oggi dobbiamo ancora tutti insieme, perché il PNRR ci aspetta, perché il piano integrale ci aspetta, perché l'avanzo ci aspetta. Quindi di questo bisogna che una parte del consiglio sia da Ugo, semmai, ovviamente, per quello che può essere la maggioranza che siamo in questo momento, un pungolo per spendere ancora meglio, poi l'anno prossimo al consultivo aprire quella discussione, anche quelle appiccicate che fanno bene, perché in questo modo ci fanno crescere. Quindi il mio voto è quello di essere favorevole, ma è favorevole perché io ho ascoltato dei numeri che ci fanno ben sperare, e quindi di essere bravi come politici adesso a spendere.
quindi grazie e grazie per l'attenzione. Allora, io volevo partire dall'espressione fatta dal sindaco all'esito della relazione del dirigente, perché è imbarazzante soprattutto per chi vive in territorio come lo siamo noi, soprattutto io parlo del mio che vive una situazione di dissesto finanziario, ascoltare i numeri ed è anche sinceramente un po' aleatorio quello di ascoltare una vivace discussione su una tematica che oggi dovrebbe esserci tutti quanti consapevoli e concordi nel raggiungimento di questo obiettivo, che qualunque fosse stato raggiunto nella nostra legislatura, oggi però ci consentirà di fare una programmazione politica. Per cui, fermo restando un voto favorevole rispetto a questo documento contabile, io credo che la discussione debba vertere soprattutto su cosa si dovrà fare nel futuro dei territori alla luce di un avanzo di amministrazione così consigliere di governo, che credo imbarazzi tutti gli amministratori locali, e aprire una discussione seria su chi voglia veramente dare uno spunto di riflessione su quale sono la visione della città metropolitana del futuro, perché la città metropolitana del futuro la iniziamo a programmare oggi con la popolazione del Regno Unito, perché tutto quello che abbiamo avuto ci è stato caratterizzato addosso. Oggi c'è la consapevolezza che abbiamo delle energie da mettere in campo, soprattutto di natura economica, e io credo che quando detto da Tito che risponde sostanzialmente alla linea programmatica della Palazzina, con quella di creare due fronti, quello di maggioranza e opposizione, è il compito della nostra maggioranza far capire soprattutto alla minoranza e convincere la minoranza che condividere le linee programmatiche, condividere il percorso politico significa anche raggiungere degli obiettivi unitari. Non significa allargare la maggioranza, ma significa creare quelle condizioni necessarie affinché la città metropolitana possa uscire con un'unica luce. Poi, se ci sarà dissenso rispetto alle linee programmatiche, riteniamo che il dissenso sia stato della democrazia, significherà per la maggioranza impegnarsi ancora di più per far capire che le scelte fatte da questa amministrazione sono scelte condivise e soprattutto scelte che vanno nell'interesse del bene comune. Grazie. Mi prego. Caro sindaco, cari consigli, cercherò di spiegare un po' di tempo questo mio intervento, dopo aver ascoltato un po' tutti. Innanzitutto vi chiedo scusa se non mi alzo, per non dire il primo è perché c'è l'estate, il secondo è perché vista la statuta non cambierebbe molto. Detto questo, ci apprestiamo ad approvare questo rendiconto di gestione dell'anno 2001, anno in cui la stragrande maggioranza, 2021, chiedo scusa, anno in cui la stragrande maggioranza non era presente in quest'anno, però dopo una serie di incontri fatti con gli uffici, anche dopo aver letto diverse carte di qualità, direi che posso dire sicuramente, e dopo aver ascoltato anche la generica prima, posso dire senza paura di essere pentito, che l'ente città metropolitana è un ente sano e che i lupi, come si dice, tornano. E per dire questo, basta leggere qualche dato all'interno del taglio delle misure di lupi, che poi ritengo sia fondamentale per tutti noi anche per farci vedere di questo rendiconto. Innanzitutto le misure, diciamo, partono dicendo che non hanno rilevato gravi irregolarità contabili o gravi errori gestionali. Cioè questo dovrebbe essere per tutti noi che facciamo gli amministratori, quindi il motivo di stare tranquilli. E poi continuano. Certo che l'ente non è deficitario, non è in disavanzo e non è in dissesto. Il fondo passa al 31/12/2021 di circa 888 milioni di euro e il risultato di amministrazione quasi 538 milioni di euro, con un avanzo disponibile di 126 milioni di euro. Perché dico questo e passo alla parte politica? Perché onestamente non abbiamo più scuse. Noi siamo qui per portare avanti una grande sfida, che è la sfida delle linee
programmati del nostro sindaco e di tutto il consiglio metropolitano. E riprendo anche quello che diceva il consigliere Nocera, diceva un po' tutti, la condivisione è fondamentale soprattutto su questi temi importanti come i bilanci, soprattutto quello di previsione, in cui mettiamo in campo tutti i nostri sforzi dopo 2 anni di pandemia, dopo una guerra che continua a portare crisi ai nostri territori, e senza voler sfondare il fondatore della macroeconomia che nelle sue leggi generali del 36 diceva per farla rimuovere l'economia dobbiamo fare buche e poi ripulire. Noi non dobbiamo dare risposte, dobbiamo creare servizi, dobbiamo creare infrastrutture, dobbiamo rendere migliore la vita dei nostri cittadini. Allora ho apprezzato favorevolmente la vostra dichiarazione di astensione, perché l'astensione è quasi un voto molto positivo, voglio dire, noi voteremo sicuramente in modo favorevole e lo farà il primo civico che è delegato al bilancio diversamente. Già per questo voterà favorevole, ma ripeto, la sfida deve essere da stasera in poi con la formazione a mettere in campo tutte quelle azioni per le quali siamo stati eletti, siamo qui in questo posto, e lo dicevamo un po' tutto. Ripeto, per far crescere i nostri territori, per farli importare, per farli divertire, per farli migliorare la qualità della vita delle nostre città. Quindi già questo mi sento di dirvi, vi ringrazio tutti per gli interventi fattivi e propositivi, ci vediamo domani per iniziare a programmare tutti il come vogliamo la città metropolitana di qui ai prossimi 5 anni. Grazie a tutti. No, grazie. Adesso devo parlare io là, sì. E dopo faccio l'intervento per l'organo. Io volevo rassicurare la maggioranza, quelli della Lega, che stiamo bene, tranquilli, qua all'opposizione, senza problemi, senza nessun equivoco. Però attenzione, perché può essere un'arma a doppio taglio, carissimi amici. Questo è un rendiconto che a me non appartiene, perché io sono nuovo, quindi non ho mai condiviso l'amministrazione dei magistris, perché faccio un consigliere comunale da tanti anni e mi scontavo sempre nell'amministrazione con i consiglieri del mio comune, perché non ho mai condiviso proprio a livello di ideologia politica le scelte che ha fatto dei magistris. Quindi giustamente oggi voi che adesso rimarchiate con tutta questa verba che siete maggioranza, a me sta bene, io non ho nessun problema, anzi mi fa piacere che per qualcuno di voi 5 anni fa andava tutto bene, perché eravate tutta una cozzaglia di consiglieri, giustamente tutti quanti erano seduti al tavolo e tutto andava bene. Questa amministrazione ha cambiato le regole, io spero che le regole del gioco siano diverse, perché conoscendo il sindaco Manfredi, persona per bene, sicuramente non andrà oltre determinate cose, perché poi ho notato già in qualche ufficio e vi avverto a voi della maggioranza, che quando sono entrato in qualche ufficio qualcuno ha individuato già che la maggioranza deve attendere e che la minoranza deve fare anticamera. Carissimi amici miei, se le regole sono queste, sono sbagliate, perché poi la procura è vicina e quindi facendo gli accessi agli altri secondo il mano li controlleremo, perché i vostri interventi non sono stati proprio quelli dati più onesti, perché oggi noi abbiamo votato un bilancio, un rendiconto, non è che stiamo facendo una guerra, carissimi amici, perché noi siamo qua disponibili a fare il bene dei 92 uomini. E poi io quando mi sono candidato il sindaco era Manfredi, noi non avevamo scelte, e poiché il sindaco era Manfredi io non ho mai interferito, anzi abbiamo sempre fatto la politica, perché abbiamo sempre detto che Manfredi era una persona affidabilissima, e queste linee di demarcazione a me non mi stanno bene, questa sia ben chiara questa cosa, almeno per quanto riguarda noi Partito della Lega. Oggi questo consiglio comunale è diventato, mi sembra, una trincea, così non va bene, perché se facciamo muro contro muro non si va da nessuna parte, carissimi consiglieri. Quindi noi siamo
consigliere vuole demarcare questa cosa, questa è una cosa che a noi della Lega non appartiene. Noi facciamo riferimento al sindaco Malfeli, se ci sta qualche problema c'è il vice sindaco, ci sono i delegati, però non facciamo queste cose perché così non va bene. Sindaco, io il mio intervento non ho finito, voto contro per determinati motivi, magari io mi auguro di votare a favore il vostro rendiconto perché questo neanche vi appartiene, perché non è della vostra amministrazione, e ci rivediamo il prossimo anno sperando. Ci vediamo prima del prossimo anno. Quindi mi invito veramente a ritornare rispetto anche
stati gli interventi che ci stanno usando di stati del fascismo pure eventualmente, ma io dico portiamola effettivamente a quello che dobbiamo fare, portiamola a quella che è la strada messa, come quella di succedere, ognuno fa delle scelte politiche che valga, però oggi stiamo parlando di che cosa? Approvando questo ritiro, questo significa che con l'altro il 2 di maggio significa che l'altro giugno sera da noi, su che cosa dobbiamo fare bene per i nostri cittadini. Noi siamo giudicati dai nostri amministratori, perché noi ci vogliono le elezioni secondo di quello ci vogliono gli amministratori, che cosa possiamo fare e per loro significa per la loro comunità. Quindi l'astensione, io la vedo come un atto importante che è l'astensione è un motivo che puoi fare perché cada per significa che sei più stato in collaborazione con lui. Quindi sono soddisfatto che voi vi essere lì rispetto a questo tipo, ma saremo ancora più soddisfatti quando con la costruzione delle commissioni noi lavoreremo a fianco a fianco a fianco degli obiettivi, perché non stiamo facendo parte di nessuno. Grazie. Mi raccomando, poi dopo vi accendo la sera per vedere l'attività, così, perché così parliamo da mezzo a tutto, perché... Sì, ho dimenticato una cosa, quando ho barcato questo consiglio metropolitano nell'ottanto 2016, la prima cosa che mi hanno detto, come dire, è tutto dove è in paradiso, quindi caro Massimo, vado in paradiso. Del piano integrato, delle scuole, delle strutture, dei trasporti, di tutto.
tutte le altre ricariche dobbiamo mettere in capo di come spendere questi 126 milioni di euro, non solo l'apporto, per esempio, c'è più servizi, ovviamente dobbiamo fare più servizi, non ho fatto nessuno, solo sottolineato di fare legge la posizione civica, mi serve per tutto. E allora dico qualcosa di rispondere, per essere un consenso, perché al di là del ruolo di Forza Italia definito da lei, lei ha dato le linee poi in questa maniera, di questa minaccia, lei ci ha indicato sin da una strada di come dobbiamo gestire, quali sono le regole del gioco, noi le abbiamo accettate, vero? Posso dire una cosa però, veramente mi sembra che, voglio dire, mentre si ragioni, diciamo, delle linee che noi stanno benissimo, ma sì, cioè, facciamo stare tranquilli tutti, noi non siamo europei, rilassati, ci divertiamo, non facciamo il cibo, ma ci divertiamo, noi siamo europei, non pretendiamo nulla, non vogliamo superare, mettere in difficoltà nessuno, soprattutto non vogliamo mettere in difficoltà chi già cambia lezione a questo prezzo, no? Perché poi se è lo stesso dito che 5 anni ha fatto un accordo unitario, il Consiglio Metropolitano non è quello che dice, anzi, sindaco, mi consenta, posso dire una cosa, mi consenta non solo bene come Forza Italia, allora voglio dire, sindaco, io pensavo di rispondere come fatto personale per difendere la mia posizione, invece io devo intervenire per difendere la sua posizione, sindaco. Sindaco, io devo intervenire per difendere la sua posizione. Io se anche a casa comunale consiglio comunale, se un consigliere di maggioranza dice che ne vado all'opposizione se fate servite, quindi è un atto politico, lui non sta ricattando me come ricatto politico. Il ricatto politico lo sta facendo alla sua maggioranza, perché se un consigliere si esprime in questi termini, io me ne vado all'opposizione se a casa Roma non c'è stata l'opposizione. Grazie. Allora, se abbiamo concluso questo dibattito, non mi è parso proprio molto, diciamo, qualificante per il lavoro che dobbiamo fare. Io penso che, diciamo, oggi non è stata una bella giornata per il nostro consiglio, dobbiamo dire, perché è trasceso nella discussione su degli argomenti che io non ritengo politicamente significativi, questo dobbiamo dire, che noi dobbiamo rispondere ai nostri elettori e dobbiamo rispondere ai nostri cittadini. Io ho sempre detto, lo ripeto sempre, dal mio punto di vista tutti i cittadini della città metropolitana di Napoli sono uguali, visto che noi oggi abbiamo un'elezione di secondo livello e io mi sento responsabile di garantire tutti i cittadini, indipendentemente che poi ci sia una normale dialettica politica che viene definita di minoranza e di maggioranza, io ho preferito che fosse questo elemento perché in maniera tale che il rapporto sia un rapporto corretto, trasparente e leale. Però noi dobbiamo guardare l'interesse di tutti e in qualsiasi azione che io porterò avanti come sindaco metropolitano, io chiederò la collaborazione di tutti e guarderò gli interessi di tutti. Questo è fondamentale, l'ho detto al primo giorno. Tema mi sembra paradossale che ci sia una discussione in un consesso dove il problema è come spendere i soldi che abbiamo, visto che io sono abituato a vivere un consesso dove potevi fare la presenza dei consiglieri, perché i consiglieri comunali, anche in quel caso di maggioranza e minoranza, il problema è come non spendere i soldi che non abbiamo, quindi diciamo il problema mi sembra veramente, insomma, non ben posto nella dimensione di quello che abbiamo realizzato. Io ritengo, raccolgo alcuni spunti che sono arrivati, che il fatto che un'amministrazione abbia un avanzo così grande è sicuramente positivo dal punto di vista del risultato economico, ma non positivo per l'amministrazione politica, perché una sana amministrazione si spende i soldi che ha. Noi oggi abbiamo due tipi di problemi, da un lato ci sono dei problemi positivi, però sono dei. Da un lato l'avanzo, che significa che nella nostra programmazione economica non siamo in grado di spendere quello che abbiamo.
Abbiamo anche un altro problema, che la percentuale di spesa, sia di quello che è direttamente gestito dalla città metropolitana, sia di quello che è stato affidato ai comuni nel piano strategico, una capacità di spesa molto bassa. E questa capacità di spesa sarà ancora più bassa nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché a queste risorse si sommeranno le risorse che prende l'euro. Quindi uno dei temi fondamentali che noi dobbiamo affrontare è come spendere questi soldi in maniera efficiente, come allocarli in maniera complementare rispetto alle risorse che prende l'euro e come potenziare le strutture amministrative nostre, dei comuni, per fare in modo che la velocità di spesa aumenti, perché altrimenti noi facciamo grandi discorsi, no? Che i cittadini quando realizziamo, questo sicuramente è l'aspetto fondamentale che dovrebbe essere alla base delle scelte che faremo nei prossimi mesi, che significa ovviamente più personale, significa una maggiore capacità della città metropolitana di supportare anche i comuni, di affrontare laddove i comuni ce la fanno, ma anche immaginando degli strumenti innovativi, di un'assistenza tecnica o qualcosa che ci aiuta a sostenere l'attività dei comuni e anche scegliere delle tipologie di investimento che sono più semplici da spendere e anche complementari rispetto a quello che già si spende in maniera tale da creare delle economie di scala. Quindi questo deve essere l'impegno che dobbiamo portare avanti guardando la complessità ovviamente della nostra realtà e senza parlare più del passato. Io ho ereditato un'amministrazione comunale con 5 miliardi di debito, non è andato al passato, quindi ovviamente noi dobbiamo parlare del presente e soprattutto del futuro. È stato fatto un lavoro, ci sono state condizioni politiche in passato diverse, quindi alcune cose sono state fatte bene, altre male, ma non penso che nell'equilibrio complessivo di quello che noi dobbiamo realizzare questo dibattito sia utile. Io penso che noi oggi dobbiamo guardare invece in maniera innovativa come rendere molto più operativa la città metropolitana, come rendere la città metropolitana più vicina ai comuni, come supportare tutti i comuni, indipendentemente dal loro colore politico, e dobbiamo guardare una serie di problemi che sono stati evidenziati, come del patrimonio, della valorizzazione del patrimonio, il tema del personale, dell'organizzazione della riorganizzazione personale. Abbiamo tante cose da fare. Visto che abbiamo tante cose da fare, inviterei tutti a concentrarsi sulle cose che dobbiamo fare, non fare discussioni in alcuni casi, devo dire, lasciano perdere. Consentite di dirlo, perché altrimenti poi la parola di una parola alla fine si fa delle discussioni, se chi ci ascolta fa una sintesi su che cosa è una discussione, se la maggior parte delle persone non ha neanche capito che è stato l'argomento della discussione. E quindi questo nel rispetto ovviamente di tutti, perché qua abbiamo di tutti amministratori che hanno già una loro legittimazione, che sono stati votati, insomma credo che dobbiamo riprendere lo spirito con cui abbiamo cominciato, che sarà sempre uno spirito di collaborazione, di confronto reale e costruttivo. Adesso vi passiamo alla votazione. Allora, chi vuole il voto contrario? Astenuti? Favorevoli? E approvate il rendiconto dell'esercizio finanziario. Adesso abbiamo immediata esecuzione. Vogliamo, possiamo anche approvare immediata esecuzione, così possiamo operativamente cominciare a lavorare per il futuro. Allora, chi è contrario all'immediata esecuzione? Favore astenuti? Guarda, chi si astiene sull'immediata esecuzione? Va bene, allora è favorevoli? Lo stesso. Come prima. Poi abbiamo l'approvazione del regolamento recante la disciplina in materia di negoziazione assistita, che l'altra volta avevamo rinviato per degli approfondimenti, se ricordo bene. Su questo punto, visto che insomma l'ora si è avanzata, possiamo votare, ci sono gli interessi. Prego, prego. L'altra volta lei, cioè io ho chiesto il rinvio dell'ordine all'appunto del giorno perché non avevamo lo modo interno di poter leggere e studiarci il regolamento. Io dopo aver acquisito e aver letto questo regolamento voterò a favore perché mi sembra
Chi è contrario? Astenuti? Il favorevoli? Ora viene approvata l'unanimità. Anche su queste mediate seguibilità. È il punto successivo, regolamento delle commissarie ad atto. Interviene il mio consiglio. Su questo punto sarà, chiedo al consiglio di inviarlo al prossimo consiglio, quando non come consigliere delegato, non lo so, consigliere di approfondirlo, quindi questa è la mia. Io, se non ci sono contrari, sono favorevole, perché così approfondiamo, se ci sono dei punti da ignorare, se questo so, e anche il sindaco, scusi, posso, chiedo anche a voi, pensiamo, possiamo trasformare la richiesta del consigliere precedente in un'inversione dei punti all'ordine del giorno, spostando quindi con la commissione in questo punto, quindi sostituiremo. Affinché queste condizioni possono essere istituite e che dico?
iniziare questo grande lavoro di collaborazione di lavoro, perché sarà veramente un punto qualificante dell'amministrazione e partiti dove tutti quanti potranno dire loro e tutti quanti potranno lavorare per prendere volta. Grazie Vice Sindaco. Quindi passiamo alla votazione. Vuol dire che leggo la delibera, perché penso che ci sia una convergenza assoluta da tutti quelli che sono i punti. Quindi contrari, astenuti, favorevoli, sono sempre un'unanimità, e anche immediate sicurità, vogliamo andare subito si può operare la costituzione delle commissioni, che è un aspetto molto importante.